Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. Bari Pride per le vie del centro cittadino ha sfilato il corteo per i diritti delle persone LGBT. Vediamo. Alcuni dicono è inutile fare il Pride, secondo me invece no, perché più si ricorda alle persone che questa è anche normalità e più le si aiuta ad accettarla come tale. Sono bisessuale e stiamo protestando per avere i nostri diritti e poter camminare per strada tenendoci per mano senza che nessuno ci guardi male. Siamo felici di stare qui e Vivi e viva lascia tutti vivere! quanti! Diritti e parità. Gli LGBT sfilano in corteo a Bari per festeggiare i 20 anni dalla prima edizione dell'evento. La manifestazione è partita da Piazza Umberto, la sfilata ha attraversato il centro cittadino, tappa in Piazza della Libertà davanti alla prefettura per poi fare ritorno in Piazza Umberto alle 21, dove c'è la festa con musica e balli. Madrina onoraria della manifestazione Bruna, la donna trans picchiata dalla polizia locale a Milano poche settimane fa. Non potrò essere a Bari perché il mio passaporto non è ancora arrivato, ha detto Bruna in un videomessaggio, ma sono molto contenta e vi ringrazio di cuore. Il coordinamento del Bari Pride spiega perché la scelta è ricaduta su Bruna. Non vogliamo madrine patinate che rivelano ignoranze e posizioni retrive sui nostri diritti, serve una presa di coscienza urgente e Bruna per noi rappresenta tutta la strada che c'è ancora da fare, l'abbraccio di una comunità alle stigmatizzazioni con l'odore della strada. In corteo anche il sindaco De Caro con gli assessori Francesca Bottalico e Pietro Petruzzelli. Sono 20 anni che il Pride attraversa Bari, anche quest'anno, e noi siamo orgogliosi. Sono cambiate tante cose in questi anni, nella nostra città ma anche nel nostro paese. La strada però dei diritti è ancora lunga e la nostra presenza qui sta a testimoniare che vogliamo accompagnare le associazioni, i movimenti e i cittadini in questo percorso, su questa strada dei diritti per tutti. Primo vero esodo dei vacanzieri verso sud, iniziano i weekend di traffico sulla statale 16, l'ANAS sospende a partire da questa settimana e per tutta l'estate molti cantieri per agevolare il transito delle auto. Il servizio di Roberto Maggi. Il primo vero sole che ci proietta verso la stagione estiva, nonostante il vento, la voglia di passare il weekend al mare. Torna il caldo e con esso tornano anche gli ingorghi verso sud. Un classico del periodo sulla statale 16 che però per quest'anno farà i conti anche con una serie di novità. Su tutto il percorso della statale da oltre un anno è aperta una serie di cantieri che già la scorsa estate ha creato qualche piccolo disagio nelle giornate di punta. Per evitare il ripetersi dei problemi, l'ANAS ha deciso di decretare lo stop per 9 di questi tra Bari e Lecce sulla statale 16 a partire da questo fine settimana e per tutta l'estate. A dare l'annuncio è stato l'ingegnere Vincenzo Marzi, responsabile di ANAS Puglia, intervenuto nella nostra trasmissione Sportello Telebari. Come promesso da ANAS, gli interventi in corso su sparti traffico centrale, asfalto e illuminazione saranno sospesi per tutti i mesi estivi dunque e riprenderanno da metà settembre per evitare di intasare eccessivamente il traffico di turisti e pugliesi che si muovono verso le zone di mare. I lavori saranno subito interrotti a Japigia, Polignano, Monopoli, Fasano e Ostuni. Per Cozze invece toccherà aspettare la prossima settimana. Da metà settembre si riparte dando priorità al tratto compreso tra Torre a Mare e Japigia, dove in molti avranno notato in questi giorni la presenza degli operai. Stavamo pianificando gli interventi che andranno a realizzarsi in corrispondenza del tratto che va da Japigia a San Giorgio e poi fino a Torre a Mare, che probabilmente è una delle zone più complesse e dove l'impatto dei cantieri sarà più significativo. Stavamo giusto cercando di capire come cantierizzare per limitare al massimo il disagio. Via a settembre possiamo. Per luglio inoltre sarà parzialmente riaperto il vecchio tracciato della statale all'altezza di Japigia, interessato dai lavori di Rete Ferroviaria Italiana per i quali si era resa necessaria la realizzazione di una bretella temporanea. Il completamento di entrambi i sensi di marcia è previsto invece per dopo l'estate. La pagina della sanità non si può più aspettare, o riforma o sfacelo, dobbiamo istituire subito l'azienda sanitaria unica regionale per la gestione del personale e degli acquisti, come era tra le idee del governo emiliano qualche anno fa, e tutto ciò per garantire la turnazione e la reperibilità su base regionale del personale medico, per utilizzare al meglio tutto il personale senza distinzioni tra ospedale e territorio, per monitorare con attenzione le plurime esenzioni di reperibilità, turni e per evitare gli sprechi.
Per questo abbiamo presentato una proposta di legge e lo hanno annunciato il consigliere e il commissario regionale di Azione Fabiano Amati, i consiglieri regionali Sergio Clemente Ruggero Mennea e responsabile regionale della sanità Alessandro Nestola. È certamente vera la carenza del personale, dicono, ma nell'attesa di vedere risolto questo problema non possiamo starcene con le mani conserte. E cambiamo argomento. Forza Italia va all'attacco del comune. L'IMU pesa troppo sulle tasche dei baresi. Sentiamo. Un'aliquota IMU a livello massimo per seconde case, pertinenze, negozi, uffici e stabilimenti. Una delle città più care, almeno secondo l'opposizione, tra tutte quelle italiane. Forza Italia annuncia battaglia contro l'amministrazione comunale sulle tasse. Dopo la giornata di lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi, il partito a Bari torna a farsi sentire con la sua voce anche in città, con una richiesta chiara di revisione delle imposte locali. L'idea avanzata dal partito è quella di tagliare la spesa comunale, che ammonta ogni anno a circa 330 milioni di euro solo per l'ordinaria amministrazione, riducendo la pressione per circa 75 mila baresi proprietari di immobili in città. Secondo Forza Italia, la sola IMU prende dalle tasche dei cittadini circa 110 milioni di euro l'anno, secondo un calcolo approssimativo, una cifra che corrisponderebbe oltre l'1% del valore degli immobili. In base al rapporto WIL su IMU 2023, a Bari la media sarebbe di 1.702 euro per proprietario, mentre in una città del nord come Asti, ad esempio, l'IMU media risulterebbe di 580 euro. Giuseppe Carrieri, coordinatore cittadino del partito, ha spiegato le richieste di Forza Italia. Sono 75.000 i baresi che stanno versando l'IMU, l'imposta sulla casa, in questi giorni. Verseranno circa 110 milioni di euro a causa di un'aliquota altissima che il comune di Bari da molti anni ha introdotto, l'1,06%, altri comuni, Asti per esempio, hanno aliquote molto basse, peraltro tutto questo per avere servizi pessimi, dalle strade al verde pubblico, ai trasporti, alla sicurezza urbana. Noi pensiamo che debba essere ridotta questa tassazione, si può fare riducendo le spese, vendendo il patrimonio immobiliare, razionalizzando. È partito questa mattina dalla sede di GTS un container di 13 metri verso il centro di Bari con all'interno il solo show di soap, la mostra personale del writer barese. Walk This Way è un viaggio su una nebulosa colorata. La Galleria 206 riesce sempre a sorprenderci e quest'anno con questa iniziativa davvero originale, innovativa, assolutamente sorprendente, porta Soap the Wizard, uno street artist barese, qui dinanzi al nostro Teatro Petruzzelli. Stasera sarà su Viale Imperatore Traiano, dove peraltro nel 2019 la Galleria 206 ha portato avanti un intervento di street artist con di livelli internazionali e nazionali. Walk This Way, un viaggio alla scoperta del nostro pianeta interiore. La Galleria 206 è lieta di presentare la mostra personale del writer barese Soap the Wizard, conosciuto nella scena nazionale e internazionale per i suoi graffiti originali. Il vernissaggio di apertura è itinerante. Dalla sede di GTS in mattinata è partito un container di 13 metri verso il centro di Bari, con all'interno il solo show di Soap. Prima fermata a Corso Cavour, fronte Teatro Petruzzelli, seconda fermata dalle 19 alle 23.30 in Viale Imperatore Traiano, fronte chiesa di San Sabino nei pressi di Parco Perotti. Walk This Way è la mostra proposta da Soap the Wizard, un writer storico barese. Presenta per la prima volta le sue opere su tele, su pannelli, quindi è la sua prima personale assoluta. Per noi, per la Galleria 206, che ha curato l'allestimento e la sua produzione, la mostra è gratuita ed è all'interno di un container gentilmente concesso dalla GTS. Il visitatore che verrà si troverà su un pavimento morbido, una superficie morbida, e con questo fumo intorno che sta a simboleggiare un po' le nuvole. Ed è stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo showroom Skoda nella concessionaria Amicar di Modugno. Spazi ampliati e rinnovati e nuovo brand, il servizio.
Škoda investe sul futuro e rinnova il proprio brand ampliando anche il suo showroom di oltre 600 metri quadrati sulla statale 96 di Bari. Un'evoluzione dettata dai tempi con il passaggio dal motore termico all'elettrico, coniugando le esigenze dei clienti alle trasformazioni tecnologiche che porteranno nel prossimo futuro ad automobili a impatto zero. Un passaggio, quello aziendale, che non tradisce il passato ma guarda al futuro investendo su un nuovo linguaggio di design, un nuovo logo e l'aggiornamento dell'identità aziendale. Noi oggi abbiamo una concomitanza perché c'è il nuovo modello appena presentato a livello mondiale che è l'Enya Coupé e lo showroom rinnovato. E perché ci siamo rinnovati e abbiamo ampliato lo showroom? Perché viviamo un momento di transizione, come è noto a tutti, e passiamo da un secolo di motori termici verso il prossimo secolo che sarà di motori ad andamento elettrico. Questo showroom che Amicar oggi inaugura è uno showroom che è già attrezzato per il futuro. Infatti tutti gli impianti sono già predisposti per poter alimentare le vetture elettriche. L'azienda, al di là di quello che oggi vedete, si è proiettata verso il futuro perché abbiamo investito su pannelli fotovoltaici che generano energia pulita, quindi senza fossile, che poi alimentano le varie colonnine già presenti all'interno dello showroom e all'interno dell'azienda. Questo è il futuro che noi intravediamo e sul quale abbiamo investito e per il quale stiamo lavorando e da oggi in poi contiamo di rappresentare. È proprio la tradizione ad inaugurare l'evento nella concessionaria Amicar con la band di percussionisti Assurdi Batucada, con la hit Malati di Ciccio Merolla e la musica del DJ Godu Gong. A Bari la prima edizione di Tech Job Fair, l'evento che incrocia domanda e offerta di lavoro nel settore tecnologico. Mettere in contatto domanda e offerta di lavoro nel settore della tecnologia è l'obiettivo di Tech Jobs Fair 2023, che per la prima volta fa tappa a Bari. Gli appuntamenti oggi sabato nello spazio Murat con un networking professionale, formazione e incontro fra aziende e professionisti che hanno anche l'occasione di confrontarsi sulle ultime novità di settore. Un'opportunità importante sia per le aziende del digitale che tendono a investire sempre più in Puglia cercando risorse umane qualificate, sia per coloro i quali sono interessati a cercare occupazione nel settore tech. L'evento è promosso e organizzato da Swap Party, l'edizione di Bari è realizzata in collaborazione tra gli altri di Eusperto Bianco Lavoro con il patrocinio della città di Bari. Nasce nel 2018 a Pisa dall'esigenza di far conoscere le nuove aziende tech che sono in cerca di personale, specialmente le aziende che hanno in forte crescita, che hanno ricevuto round di finanziamento. Abbiamo avuto tutta una serie di richieste da parte di aziende e professionisti pugliesi, soprattutto di Bari, e adesso con lo smart working e con l'evoluzione del mondo del lavoro è molto facile, molto bello riuscire ad avere professionisti che lavorano in loco perché le aziende ci sono, ma anche in remote working per aziende a respiro nazionale ed internazionale. Bari, grande amore, ricomincio dalla D verso il grande sogno, il libro che racconta il Bari visto dai tifosi dell'autrice Elenia Cassano con la collaborazione di Vincenzo De Rosa. Sentiamo. Questo libro si chiama Bari Grande Amore perché riprende la frase dell'inno del Bari, quindi partiamo da questo, e poi c'è il sottotitolo che è Ricomincio dalla D verso il grande sogno. Ripercorro le 5 stagioni del Bari vissute dalla gestione De Laurentiis, quindi iniziamo dal 31 luglio 2018 in cui il Bari purtroppo è retrocesso in Serie D a causa del fallimento. Quindi dai campi polverosi della Serie D, dai campi come chiamo io di patate, e infatti c'è proprio nel libro la testimonianza di un giornalista, José Monno, che parla appunto della famosa trasferta a Truina, che è un paesino di cui noi tifosi biancorossi non consapevamo nemmeno l'esistenza. Quindi l'inferno della Serie D, dopodiché c'è il purgatorio della Serie C, 2 anni in cui comunque il Bari non è riuscito a risalire, ma il focus del libro è proprio il terzo anno di Serie C, dove è arrivato il DS, il direttore sportivo Ciro Polito, il mister Michele Mignani, e questo è il vero proprio anno della rinascita. Io voglio dedicare anzi questo libro, questa è una cosa importante, proprio alla squadra del Bari, al mister, al direttore sportivo, a tutto lo staff
è perché loro sono riusciti a fare un campionato strepitoso di cui tutti noi tifosi siamo orgogliosi. Sono riusciti a riportare intere famiglie allo stadio, bambini, e la testimonianza sono i numeri da record che noi abbiamo avuto durante questo campionato. Siamo terzi dopo lo Stadio Olimpico e dopo San Siro, e questo deve essere un orgoglio per la città. Gli armeni e San Nicola, la Commissione Cultura celebra una storia che dura da più di un secolo della comunità barese. L'appuntamento è al Museo Civico, il servizio di Roberto Maggi. Una comunità presente qui a Bari da dopo il 1920, data del genocidio che costrinse la popolazione a fuggire dalla Turchia. Un secolo di storia qui in Puglia, dove un piccolo ma importante nucleo è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella vita economica e culturale della città. Bari celebra la sua comunità armena con un appuntamento organizzato dalla Commissione Comunale Cultura presieduta da Giusy Cascella. Un'occasione per ascoltare tante testimonianze di chi in questi anni ha trovato in questa terra di accoglienza una nuova casa. Rupen Timurian, nato a Bari, ha ricordato l'esperienza vissuta in questi anni in cui la sua famiglia si è fatta conoscere portando qui in Puglia per la prima volta la lavorazione dei tappeti. La presenza nostra è stata favorita, diciamo, da un massacro che i turchi hanno provveduto a effettuare nel 1920-21. Ancora prima. Quindi noi siamo venuti qua e abbiamo partecipato a tutta quella che la città meritava con il nostro lavoro. Noi siamo stati sempre degli ottimi, seri operatori commerciali. Il tempo non ha cambiato il legame con la città anche nel nome di San Nicola, che è diventato il simbolo di questa apertura. Il complesso del villaggio Norarax, dove avveniva tutto il processo di produzione con il lavaggio e la tessitura, oggi non è più attivo con quello scopo, ma è affidato dagli anni 60 alle suore francescane. Una delle idee potrebbe essere quella di restaurarlo per mostrare al resto della città questa pagina di storia. È lì che è praticamente nel 26 la comunità è stata accolta. È da lì che appunto poi si è avviata la produzione di tappeti orientali. Queste due radici si sono incrociate, quella dell'armenità e della baresità, e quindi noi ci siamo integrati completamente nella società barese, dando il nostro contributo come medici, come avvocati, come appunto comunicatori, e siamo veramente orgogliosi di questo, perché senza Bari che ci accolto, noi adesso non saremmo qui. E adesso ci spostiamo a Trani, dove il tema della giustizia e della magistratura è sempre al centro del dibattito pubblico. Ne abbiamo parlato con Luca Palamara, ex presidente della NM ed autore con Sallusti del libro Il Sistema. Rizzo ha coniato una definizione che a me piace tanto, no? I giudici sono uomini travestiti da Dio. Ma io penso che non arriverei a scomodare il sacro, direi che il mondo della magistratura è un mondo che ha vizi ma anche virtù che appartengono a tante altre categorie, e quindi accendere in qualche modo i riflettori su come funzionano i meccanismi interni della magistratura può contribuire a fornire anche degli spunti critici, con la finalità però non di distruggere ma di migliorare quello che non ha funzionato dall'entrata in vigore della Costituzione ad oggi. Il suo libro è un best seller, cioè ha venduto tantissimo ed è letto da tantissime persone. Ci voleva però una spiegazione di tutto ciò che accade. Io penso che ci volesse squarciare quel velo di ipocrisia che spesso ha caratterizzato il racconto sulla magistratura, che spesso ha impedito di conoscere fino in fondo come hanno funzionato realmente i rapporti tra la magistratura e la politica, ma anche tra la magistratura e il mondo dell'informazione. Andiamo adesso a Foggia per parlare di Lazzaro Dauria, l'imprenditore di Borgo Incoronata minacciato dalla malavita locale, che ha saputo però reagire e denunciare. Lo ha incontrato per noi Nicola Saracino.
Viene da Lazzaro D'Auria, l'imprenditore minacciato dalla malavita che gli ha distrutto l'intero raccolto un anno fa, l'invito a denunciare gli atti malavitosi. L'occasione è stata la festa della mietitura promossa dal coordinamento provinciale di Libera Foggia insieme all'associazione antiracket Luigi Aurelio Luciani e svoltasi proprio sui terreni dell'imprenditore a Borgo Incoronata. Oppursi a questi atti delinquenziali, mafiosi, e poi di combattere per ripristinare quello che loro hanno distrutto, hanno cercato di distruggere, lo si può fare. Quindi l'invito è quello là di denunciare e di affidarsi allo Stato nel momento in cui la mafia o la delinquenza locale faccia danni alle proprie aziende. Un'iniziativa per non lasciare soli gli imprenditori che decidono di denunciare e per creare comunità. Come Lazzaro, che dopo aver denunciato, oggi è seguito da una scorta, ha cambiato le proprie abitudini di vita, ma è disposto a tutto pur di difendere ciò che ha creato in 30 anni di sacrifici. Se lo Stato taglia la parte superficiale, ma il cittadino non si impegna a estirpare la radice dal sotto, quindi denunciare, quella malerba crescerà sempre. Si completa la riqualificazione dell'ex convento dei Cappuccini di Grottaglie a Taranto. L'edificio storico si arricchisce così di una nuova realtà, l'Hub Fame Road. Ce ne parla Angelo Ingenito. Si completa la riqualificazione dell'ex convento dei Cappuccini di Grottaglie in provincia di Taranto, dove lo storico edificio si arricchisce di una nuova realtà. Ora ospita anche l'Hub Fame Road, un luogo aperto a tutta la comunità dei cittadini e agli operatori di Grottaglie, in cui si possono organizzare incontri, workshop, mostre e laboratori. L'ex convento dei Cappuccini è uno dei luoghi simbolo della città delle ceramiche e già ospita diverse realtà che, condividendo lo stesso spazio, contribuiscono a creare un polo artistico, culturale e di contaminazione creativa. Sindaco Dalò, quindi una nuova realtà ospitata negli spazi del restaurato convento dei Cappuccini. È un lavoro che abbiamo messo in campo sin da subito per riaprire gli spazi alla città. Qui, come sapete, c'è anche la mostra d'arte contemporanea che raccoglie tutti i pezzi storici, ma ovviamente un finanziamento, quello del Fame Road, che ci consente di aprire uno spazio, quindi un hub, e anche di realizzare nuove mostre. A giorni inaugureremo anche un altro pezzo, che è quello del Gal Magna Grecia, quindi stiamo gradualmente intercettando finanziamenti per poter completare la ristrutturazione e il recupero di questo immobile, che è un bene comune, un bene collettivo, e lo dobbiamo mettere in sesto per poterlo dare alla rete, la rete delle imprese, delle associazioni, degli artigiani che vogliono appunto far esplodere tutte le idee, tutti i loro progetti, e questo sarà appunto il grande contenitore, insieme ovviamente con quello che è il progetto all'interno della città, laboratorio urbano e poi il castello che ospita, diciamo, tutta la parte artistica della città. Riaperto a Martina Franca, dopo 3 anni di lavori, lo storico Teatro Nuovo. Ieri l'inaugurazione, c'è stato per noi Francesco Russo. La riapertura del Teatro Nuovo è una conquista per Martina Franca, che si riappropria di un luogo di comunità che ha fatto la storia della cultura e dell'arte scenica pugliesi sin dal 1977 grazie all'impegno e alla passione della famiglia Semeraro. È un sogno che non immaginavo mai di riuscire a realizzare, ma l'ho realizzato con grande forza, sacrificio e tenacia. Volevo ridonare questo teatro alla città di Martina Franca, a discapito di una trasformazione che non avrebbe fatto onore a noi che questo mondo lo viviamo con passione. Che si possa ritornare a fare concerti di un certo livello, cabaret, spettacoli che possano avvicinare l'intera Valle d'Itria. Un recupero durato 3 anni per ripristinare l'intero immobile, con la riqualificazione dei suoi più di 800 posti a sedere e la riprogettazione di spazi per l'organizzazione di eventi, come la saletta intitolata al professor Franco Punzi, compianto presidente della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d'Itria. Il Teatro Nuovo, il terzo della regione per capienza, si candida a tornare punto di riferimento culturale per la città, la Valle d'Itria e l'intera Puglia.
Importante per noi istituzioni essere vicini al mondo dell'imprenditoria in generale, ma soprattutto agli imprenditori che decidono di investire in cultura. I contenitori culturali diventano veramente fondamentali, tanto per la destagionalizzazione dell'offerta culturale di una città e di un territorio come quello della Valle d'Itria. Sarebbe molto positivo che queste strutture fossero in rete anche con le nostre, perché anche il comune come Cisternino, Logorotondo hanno dei piccoli teatri che stiamo rimettendo su e riaprendo dopo interventi di ristrutturazione, per cui avere una sinergia fra queste strutture sarà importante per tutto il territorio. Il teatro è straordinario, i bambini sono artisti dalla nascita e in teatro hanno modo di confrontarsi, di vedere quello che ne pensa, quello che pensa lo spettatore in quel preciso momento. E per questa edizione del TG Sera è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Meteo è offerto da Oropan. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di domenica. Arriva l'anticiclone su tutta la nostra penisola, un'alta pressione che con la nuova settimana spingerà una massa di aria molto calda, rovente, dal Nord Africa in direzione Italia. Proprio a metà della prossima settimana temperature anche fino a 35-36 gradi. Intanto domenica cieli sereni o poco nuvolosi, zoom precipitazioni, possiamo notare l'assenza di piogge su tutto il Mediterraneo, anche se verso la serata si formerà qualche fenomeno temporalesco sulle Alpi, soprattutto le Alpi del Piemonte. Andiamo al dettaglio quindi e zoom nostra penisola, possiamo vedere una giornata soleggiata, di caldo ancora moderato, attorno ai 28-32 gradi le temperature, in serata temporali di calore sulle Alpi centro-occidentali. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trevi Meteo.